Shatta. Non ho resistito, scusate. Ma ve la ricordate la pubblicità di ben 20 anni fa con lei che entra in questa vasca piena di liquido dorato e si vede proprio che si cosparge, si sporca insomma di oro, diventa d'oro con questo gioiello che richiama un collare Masai. Insomma, una pubblicità che ci si ricorda. Forse di più quella, secondo me, di quelle di adesso. Meno male, a me incuriosiscono sempre anche in chiave un po' ironica, perché alla nostra bellissima Charlize Theron fanno fare veramente di tutto, di più: si arrampica, va, corre, si dimentica la sfilata, arriva in ritardo, va, comunque fighissima, diva, bellissima, ingioiellatissima, un'icona che ha creato un'altra icona, cioè J'adore. Questo profumo amato, odiato da tante persone, ma comunque un profumo di cui ci si ricorda, e un profumo che ho apprezzato molto l'idea, diciamo, che ha comunicato il naso profumiere François de Machy, dicendo: con J'adore è stato creato un fiore nuovo, quindi un fiore che prima non esisteva, che in realtà è un bouquet di diversi fiori. Però che cosa ho pensato? Arriva il Natale, dobbiamo fare un video, perché le declinazioni di J'adore comunque sono tantine, e quindi magari ve le descrivo, perché così, visto che J'adore è anche uno dei regali di Natale più gettonati, allora è più semplice magari capire quale può essere o la propria o quella da regalare a qualcuno. Intanto un piccolo inciso sull'ultimo video che ho caricato, che è quello dei fake, e quindi di come fondamentalmente riuscire a non comprare profumi fake online. Veramente sono rimasto a bocca aperta a tutti i commenti che ha generato. Un po' me lo aspettavo, perché comunque mi avevate mandato e mi continuate a mandare veramente tante immagini di fragranze che avete acquistato, che volete acquistare, dicendo: Alberto, sono originali oppure no? Però sinceramente non pensavo così tanto che avrebbe avuto tutte queste reazioni. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, e ovviamente anche voi lasciate un commento per dire la vostra. J'adore, tutte le declinazioni. Intanto J'adore, già dal nome, ha comunque creato anche una sorta di modo di dire, cioè nel senso che l'avrete sentito mille volte dire: oh, adoro, fantastico, eccetera eccetera. Il profumo è stato lanciato nel 99 ed è poi stato affiancato negli anni da tante altre declinazioni, e molte sono ancora disponibili. Partiamo dalla declinazione che ha l'intensità più alta, quindi diciamo quando la vaporizzate lo sentite proprio bene, e la persistenza però più bassa. Tra l'altro sul sito di Dior sono bravissimi, perché loro la chiamano intensità, però in realtà immagino che anche loro intendano la stessa cosa, ma mettono i pallini, fondamentalmente rimanete su quello, mettono i pallini per farvi capire quant'è la persistenza proprio della fragranza. J'adore Enjoy, eccolo qua, il profumo sulla nota, veramente piacevole. Come dicono loro, succoso e solare, ma per identificare il fatto che è un profumo sulla nota dell'ylang ylang, questo fiore così suadente, unito a note fruttate. Ylang ylang, non so se avete mai visto, andate a vedere il ylang ylang di Nosibé, veramente un fiore particolarissimo, giallo, ma credo che comunque si sia sentito veramente tanto. Io lo definirei un profumo primaverile, nel senso che è un profumo che si acquista proprio per avere qualcosa che sappia di J'adore, ma che sia molto amabile e molto easy, insomma, profumo che ti dimentichi veramente presto di avere. La bottiglia è veramente bella, a me ricorda, come dire, proprio la goccia d'oro, cioè come una goccia che cade e che quindi poi ha quella specie di puntino sopra, non l'ho descritto molto bene. Comunque la bottiglia è bella ed è dell'Eau de Toilette in questo caso. L'Eau de Toilette è più legato alla dominante di Neroli, quindi la descrizione per questo profumo è proprio la luminosità. Neroli è proprio questa nota che sa di pulito, lo sapete ormai, veramente chi mi segue da tanto lo sa benissimo.
E l'eau de toilette fondamentalmente si comporta come J'adore Enjoy, ma con un carattere maggiore, lievemente più persistente, e la nota del nero gli ci ricorda proprio il sole del Mediterraneo. Quindi dovete immaginarvi questo profumo veramente utilizzato nelle sere d'estate, e quindi di avere proprio quell'idea J'adore così accattivante per certi versi, ovviamente per chi ama questa categoria di profumi, mi raccomando, cioè questi bouquet fioriti un po' impalpabili su queste note piacevoli. Ma secondo me, se dovessi consigliarvi, già vi dico che io non andrei né sul primo né sul secondo, ma vi dico già il mio preferito. È lui, J'adore Eau de Parfum, ed è veramente profumo che ha, secondo me, dato maggior successo a questa serie di fragranze. Con l'Eau de Parfum andiamo a schiacciare l'occhio più alla famiglia Chypre. Infatti abbiamo anche una nota di rosa che insieme all'Ylang Ylang va a creare un profumo femminile già più corposo, più sensuale, e un profumo di cui ci si ricorda. È proprio su questo profumo che il naso profumiere ha dichiarato appunto di aver inventato un fiore, e ci sta, è una bella declinazione, una bella idea. Ragazzi, è un profumo che resiste da 20 anni, è un profumo che c'è. Comando, se avete qualcosa da dire scrivetelo pure qua sotto liberamente e parliamone. Ma ora passiamo al prossimo. Anche l'Eau de Parfum ha una declinazione in roll. Come vedete il liquido del roll è un po' più oleoso, e ci dicono proprio che comunque l'idea del roll è proprio di dare lo stesso effetto, lo stesso tipologia di profumo dell'Eau de Parfum, in questo caso come prima dell'Eau de Toilette, però in un oggetto un pochino più semplice da portare. In effetti, se proprio vogliamo dire, mettere in borsa questa bottiglia sarebbe un pochino scomodo, perché è tanto bella, però è difficile da portare in giro. Ma quindi c'è il roll. La novità di quest'anno mi ha colpito. Cioè, la novità è l'Eau de Parfum Infinissime. Ve ne ho già parlato in un altro video proprio sulle novità del 2020, e l'ho sentito e risentito, e ragazzi, cioè, secondo me, voi che amate J'adore, sono sempre più convinto, J'adore Eau de Parfum, sono sempre più convinto che passerete alla versione Eau de Parfum Infinissime, perché è più persistente, infatti così è anche dichiarato, 4 pallini addirittura, è un po' più dolciastro, sono state inserite delle note ambrate, e la nota dominante è quella della tuberosa. Difficile riconoscerla, è sempre in questo bouquet. Ero molto scettico e invece sono rimasto colpito. Secondo me un Natale con l'Infinissime lo potreste fare. Ma ne ho saltato uno, mannaggia! Hanno fatto l'Absolue, che è una sorta di profumo che ha comunque una persistenza maggiore rispetto al classico Eau de Parfum, quindi lo mettiamo tra l'Eau de Parfum e l'Infinissime, ed è un profumo che vuole sfruttare appunto l'idea, cioè vuole richiamare l'idea delle assolute, cioè di quando nelle fragranze si inseriscono le assolute di qualche nota olfattiva. Sono degli oli essenziali normali, ma si chiamano assolute perché sono frutto di un metodo di estrazione diverso, che li lascia un po' più grezzi, quindi un po' più, cioè lascia un'idea profumata proprio più naturale, potremmo dire, cioè si percepisce un qualcosa di più naturale. L'Absolue è imperniato sulla nota del gelsomino, quindi abbiamo sempre il nostro fiore speciale J'adore, però con un'idea che spinge di più sulla nota del gelsomino, ed è un profumo che comunque vuole essere più sensuale. È una bella lotta con l'Infinissime. E tra l'altro l'Infinissime lo trovo anche più smart a livello di prezzo, perché comunque è un 100 ml contro l'Absolue che ha 75 ml. Resistete che ne mancano ancora 3, e sono il primo J'adore L'Or. È stato creato per richiamare un po' quella che è l'essenza di J'adore, quindi quello che è
il profumo originario, come persistenza comunque è sicuramente più buona degli altri, ed è un profumo che appunto ci vuole ricordare ipoteticamente quello composto dal profumiere. Io di mio rimango sempre sull'Infinisim, quindi secondo me è una chicca che magari potreste avere se proprio siete iper appassionati di J'adore, quindi che la collezione la volete tutta, anche perché devo ammettere che tutte le bottiglie insieme sono bellissime, cioè è veramente un bell'oggetto, diciamolo. Non consiglierei mai, ecco, questo come primo profumo per scoprire J'adore. Poi, nell'innovazione che hanno spesso le marche magari più ricche, nell'innovazione che portano spesso le marche più commerciali, abbiamo lo J'adore Touche de Parfum. Questo è un concetto in sé carino, a livello di marketing forse un po' difficile, perché questo vuole essere un profumo che si applica prima di J'adore. Ah, tra l'altro una bottiglia particolare, perché vedete, l'idea è bellissima, quindi richiama proprio un po' i profumi come si mettevano veramente una volta, cioè che c'era il bastoncino in vetro che si passava praticamente così. E per attivarlo, ecco, vedete che si è mosso qualcosa quando l'ho inserito, per attivarlo, vedete, si fa così, si inserisce e poi si tira su. Cioè, tecnologia pazzesca, comunque, per fare i profumi, cioè voi non ci pensate, però guardate che per fare queste cose veramente ci sono fior fior di ingegneri che studiano queste pompe, e devo dire che secondo me lui è stato un po' sottovalutato per l'idea di doversi comprare due profumi, che ammetto possa essere comunque un'idea un po' difficile. Però il concetto in sé è interessante, cioè di mettere un profumo prima, di poi vaporizzare J'adore, perché molti di voi magari comprano la crema per il corpo, quindi dicono voglio far durare ancora di più il mio profumo e quindi via crema per il corpo. Invece in questo caso è ancora più semplice, è una sorta di via di mezzo, cioè prima faccio così e poi posso vaporizzare J'adore e il profumo si amplifica. Quindi immagino, per chi ama proprio sempre il concetto un po' spensierato dell'eau de toilette o del J'adore Enjoy, ma magari la sera deve uscire e vuole che il profumo si senta un pochino di più, ecco, questo può essere l'idea. E infine c'è J'adore Extrait, che invece è proprio l'accordo nella sua forma originaria. Quindi sapete che le concentrazioni, le toilette, dei parfumi, eccetera, eccetera, sono delle sorta di diluizioni che vengono fatte proprio per creare i diversi modi di profumarsi. L'ho spiegato tante volte, ognuno di noi ha un modo diverso di profumarsi, quello della colonia leggerissima è uno, all'opposto quello dell'estratto è proprio un altro. Per spiegarlo in soldoni, cambia la quantità di profumo che si utilizza, se vogliamo proprio semplificare. Nell'Extrait ne dobbiamo usare pochissimo, di solito ha un costo molto più alto e secondo me non è per tutti. È un po' il cercare di portare J'adore in un ambito più di nicchia e, come dire, difficile comunque, perché di solito chi ama i profumi di nicchia ha anche un po' una sorta di che è un errore secondo me, ha anche un po' una sorta di blocco nei confronti dei profumi commerciali, cioè dice vabbè no, questo è commerciale, che schifo, eccetera eccetera. In realtà non è sempre così, perché anche le marche commerciali, ve l'ho detto, con le collezioni private cercano proprio di dare a un utente un po' più evoluto, cioè che non vuole solo assomigliare a Charlize, vogliono cercare proprio di dare un'idea. Non è una critica, cioè nel senso che anch'io comunque vedo a volte determinate pubblicità e profumi maschili, volente o nolente, con tutta la mia cultura, la mia esperienza, tutte le mie cose, però nel retrocranio ce l'ho di dire, boh, mi metto sto profumo, un attimo di autoanalisi, dico ma non è che in effetti tu voglia un po' assomigliare a quello della pubblicità? Terminato, ve li ho detti tutti e non sono pochi, lo so, però ci voleva un video su J'adore, e tra l'altro lo farò anche su tante altre marche che hanno tante declinazioni, perché la vostra domanda è veramente lecita, cioè mi scrivete spesso per dire Alberto, ma è meglio quello o quello, quello o quello, che tipo di caratteristiche ha poi, cioè di quello si parla. Io vi parlo di
quella che è stata un po' l'idea di chi l'ha creato, perché così scegliere è più facile, perché ci si appropria magari di questa idea. Come vi ho detto, commentate qua sotto per dirmi cose belle e brutte, tanto dopo che il video sui fake ormai sono corazzato su tutto. E se non vi siete ancora iscritti al canale ma vi piacciono i miei video, fatelo e mi raccomando accendete la campanellina per essere sempre informati quando pubblico un video. Andate su Instagram dove interagiamo proprio quotidianamente, così è più semplice anche se avete quesiti avere delle risposte, anche se comunque sono bravo anche sotto nei commenti perché come avete visto cerco sempre di rispondere in giornata. Però se magari dovete mandarmi foto finché YouTube non penserà di cambiare un attimino la struttura e di cercare di favorire l'interazione, sarà così, dovremo stare un po' su Instagram e un po' su YouTube. Sto risvegliando un po' anche Facebook, perché comunque molti di voi mi scrivono, dicono Alberto ma hai una pagina Facebook, perché non la usi? Vi dico la verità, per chi per me è tosta, cioè già io starei solo su YouTube. Sappiatelo, appena YouTube rimette un po' a posto le cose, col cavolo che mi tengo tutti i tre social, poi adesso con Twitter che mi sono messo proprio con la migliore delle cose, ma non ce l'ho fatta, cioè non lo so, bisogna avere più tempo, io comunque lavoro, quindi cioè, capisco chi fa questa cosa come lavoro, perché veramente è un lavoro a tutti gli effetti. Però vedremo come sarà. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima.